Salve amici di Flash in Cucina, come dico io, altra bella esperienza, una giornata particolarmente interessante finita qui dallo chef Emanuele Russo al ristorante delle Lumie. Ciao Emanuele. Ciao carissimo, grazie per essere venuto alle Lumie. È stato un grandissimo piacere perché finalmente dopo diversi, diciamo, vengo e non vengo, finalmente siamo riusciti a conciliare Ma la cosa importante è che questa siamo riusciti a bella. incontrarci e che c'era A suon di veramente birra a ci suon di siamo dati. birra. E infatti sei stato bravissimo, caro Emanuele. Stai anticipando, questa sera hai organizzato una bellissima serata a tema, le birre artigianali, e poi ora ci racconterai, ricca di piatti preparati con l'uso della birra, ovviamente alcuni piatti, e poi hai curato anche la parte degli abbinamenti. Ecco, poco fa parlando, mentre preparavi i tuoi piatti, mi hai raccontato questo tuo filo conduttore con la birra artigianale. Vuoi raccontarlo ai nostri amici di Fresh in Cucina? Beh, tutto nasce come la cucina e tutto quello che lega la cucina, ovviamente il mondo della birra, per un piccolo birrificio locale che quasi 12 anni fa mi ha fatto ricredere in quello che era la birra. Addirittura. Sì, quindi parliamo di birre artigianali, birre particolari che puoi abbinare bene dall'antipasto al dolce, birre che possono accompagnare una cena e non il classico motto birra pizza, Sì, è quindi assolutamente da sfatare questo sì, abbinamento. assolutamente sì. E poi il discorso della materia prima, comunque abbiamo un lavoro con la materia prima più semplice perché la birra già ha degli spunti molto, molto più pungenti, molto più marcati, quindi possiamo giocare anche con il discorso di abbinamento cibo-birra, in questo caso non vino. Eh sì, quindi veramente anche argomento birra è un mondo ancora tutto da scoprire Sì. e c'è ancora tanto da fare. E tu hai questo merito di essere stato uno dei primi, che se tu addirittura già mi parli quasi 12 anni fa, aver capito l'importanza anche di della birra nella Esatto. Diciamo che ristorazione. tutto parte da quello che è il mio gusto, perché in qualsiasi piatto che io faccio comunque parte tutto da come piacerebbe a me mangiarlo. Quindi la birra per me è stato un mondo nuovo, la birra artigianale, un mondo nuovo dove poter sperimentare più cose. E devo Quindi dire, mi ha ti ha incuriosito. incuriosito, devo dire, io sono stato anche con te in cucina questa sera, ho visto proprio ci Sì. giocavi, quel risotto preparato prima con una birra un po' più leggera e poi proprio alla fine hai dato un tonco un po' più E particolare, una poi la birra un mantecatura con pochettino, la la birra mantecatura fatta con una scura. birra più scura, questa Esatto. fragranza si sentiva e arrivava diciamo all'utente finale Esatto. e in questo caso ero anch'io tra i tuoi ospiti, però volevo approfittare perché veramente ho avuto il piacere questa volta di assaggiare con un tuo menù. Mi sono reso conto veramente del forte utilizzo di materie prime proprio molto. Io direi chilometro no zero, zerissimo, perché Diciamo che più che al chilometro e mezzo. mezzo chilometro, perché se non erro addirittura molti degli ortaggi che utilizzi nella tua cucina Provengono. vengono proprio dal tuo orto. Sì. Ecco, ho visto che ottieni dei piatti diciamo semplici. Semplici però proprio per l'utilizzo di prodotti semplici, però veramente hanno una complessità di gusto particolare. E poi che giochi molto con i I contrasti, contrasti, sì. sia a livello di contrapposizione di gusto, sia anche a livello proprio, ad esempio hai fatto un macco di piselli e poi c'era la pancetta affumicata croccante che veramente è stato veramente addrizzato il mio palato. Esatto. Ecco, quanto questo gioco di contrasti e l'utilizzo di materie proprio chilometro sotto zero e influenza la tua cucina. Ma diciamo che questo è un mio modo di cucinare. Adoro cucinare le verdure, il prodotto di qualità, ma soprattutto il prodotto locale. Ci abbiamo sempre puntato, noi qua lavoriamo giorno dopo giorno per cercare di estrarre il massimo in un prodotto, che può essere la zucchina, che può essere il tenerume d'estate, che può essere il radicchio d'inverno, magari un radicchio che non è come quello che cresce al nord, rimane più verde perché non prende colore, non c'è la gelata, però riesce a dare un'amarezza un po' molto leggera, particolare. Quindi giocare con questi contrasti di gusto, queste, diciamo, un po'
andare a proprio a estrapolare tutto quello che c'è dentro la pianta, comunque dentro il frutto o il vegetale. E a proposito di questo, hai detto che hai avuto dei riconoscimenti Sì. proprio per questo tuo modo di operare. Per questo noi diciamo che crediamo la nostra mentalità segue un po' la logica di quello che è slow food, quindi cibo a chilometro zero, prodotti di qualità, però prodotti fatti bene, cucinati, tradizionalmente, cotture molto delicate, cotture molto poco saporite, ma allo stesso tempo che ti danno una spinta superiore a quello che magari può essere quando c'è troppo sale, piuttosto che troppo olio. E devo dire che io ho avuto la possibilità stasera di stare in cucina anche a te, veramente direi in maniera semplicistica, ho respirato aria di campagna, perché Sì, mentre preparavi i questo mi fa piatti sentivo piacere. questo profumo. Sì. Allora, non voglio qui stare a elencare tutti i riconoscimenti che ormai tutti sappiamo, non voglio fare un elenco di riconoscimenti perché ormai i nostri amici ti conoscono. Volevo prima di salutarci, anzi salutiamoci, ti saluto già da ora, voglio sapere qual è il segreto per essere così vincente a San Vito Lo Capo col Couscous Festival. Ma sicuramente dietro alla vittoria sia al preview che al Couscous Fest c'è tanta passione. È un piatto che comunque io adoro, amo fare, perché è un piatto veramente, quando io inizio a ingocciare la semola mi rilasso, sto bene. Bellissima Sì, questa. è un modo, è come quando qualcuno dice mi vado a riposare mezz'ora, per me è riposare, perché comunque lo sfrigolio della semola sulle mani ti dà quel modo di, quel rilassamento, quella mezz'ora di tranquillità. Diciamo che dietro ai piatti c'è sempre passione. Io per me San Vito mezzo cuore ce l'ho lì, perché comunque Ti ha dato anche sono tanto. cresciuto professionalmente a San Vito Lo Capo grazie a delle persone che comunque mi hanno squisitamente sempre portato in alto e dato sempre appoggio. Per me vincere al Couscous Fest è stato bellissimo, come è stato bellissimo vincere al Preview. E diciamo che mi sono portato un po' di prodotti da quello che era la terra marsalese, quindi il finocchietto piuttosto che il granchio, l'arancio in siciliano, mi stavo uscendo, il granchio dello Stagnone, E quindi quindi c'è un po' di è un terra e po' di Mare di, Nostrum. esatto, un po' tanto. Guarda, Emanuele, posso io veramente soltanto ringraziarti, Speriamo di bellissimo. rivederci presto, Ora sì. questo me lo auguro, Non è che adesso ti bellissima, dimentichi assolutamente di me. bellissima esperienza, e dato che hai utilizzato il termine che ti riposi, ti rilassi quando fai il tuo fantastico Ci ingocciamo un couscous. No, io marsala. invece direi un'altra cosa, continua a deliziarci con il tuo riposo, e Assolutamente. veramente con la tua Grazie. rilassatezza, veramente grazie, grazie, Grazie. grazie. Gentilissimo, grazie a Ciao, te. ciao, Ciao, alla grazie a prossima. tutti. Ciao.